Un saluto a tutti i lettori di metalitalia.com e ben ritrovati alla videorubrica Metal Italia Unboxing. Oggi parliamo del Live Evil dei Black Sabbath. Infatti continua la campagna di ristampe della BMG che vede per protagonisti i primi album della band. Prima di vedere che cosa troviamo all'interno di questo cofanetto insieme, aprendolo, vorrei fare un piccolo riassunto delle quali sono le vicissitudini che ci portano a questo disco e quali le novità e le peculiarità. Si tratta infatti di una formazione che non è più quella storica. Infatti nel 1979 abbiamo avuto la rottura tra i Black Sabbath e il loro vocalist Ozzy Osbourne, per ragioni legate alla sua dipendenza ormai fuori controllo da alcol e sostanze stupefacenti. Si apre quindi una crisi sia per i Black Sabbath che per lo stesso Ozzy. La band decide di prendere con sé Ronnie James Dio. Chiama Ronnie James Dio alla voce per sostituire Ozzy. Parliamo di due cantanti completamente diversi e anche due persone completamente diverse, praticamente il giorno e la notte. Nonostante questo, il sodalizio funziona e funziona anche bene. Infatti, i Black Sabbath si devono un po' riprendere dal punto di vista artistico, perché la fine degli anni 70 aveva portato a dei dischi piuttosto mediocri e deboli, come Technical Ecstasy e Never Say Die. Al contrario, Heaven and Hell, la loro prima prova in studio del 1980, è un bellissimo disco di heavy metal potente ed epico. Ronnie James Dio porta uno stile legato al fantasy, sia come tematiche ma anche come sua impostazione vocale, estremamente tecnica, estremamente versatile, ma anche molto emozionale. Lontano quindi anni luce dal modo di cantare di Ozzy, che era crudo, diretto e semplice. Abbiamo poi un altro avvicendamento nella formazione l'anno successivo. Bill Ward non ce la fa a reggere quello che sta diventando un peso molto grande di tour lunghissimi, estenuanti, che portano la band a girare in continuazione gli Stati Uniti. E unito ai suoi problemi personali, nuovamente purtroppo legati soprattutto all'alcol e anche a lutti della sua famiglia, per questo fatto lui decide di ritirarsi e viene sostituito da Vinnie Appice, con il quale la band registra Mob Rules, un album simile al precedente ma un pochettino più debole, che comincia a risentire di quelle che sono le frizioni all'interno di questa band che vede due prime donne in azione, ovvero il leader e chitarrista Tony Iommi e proprio Ronnie James Dio. Questo doppio live contiene naturalmente i grandi classici della band, quelli degli anni 70, che troveremo in una versione rivista e corretta, potremmo dire, per venire incontro a quelle che sono le peculiarità vocali di Ronnie James Dio, e canzoni nuove, o meglio, quelle registrate con questa formazione. L'ultima curiosità in merito a questo disco riguarda proprio Ozzy Osbourne, l'ex cantante dei Black Sabbath. Infatti aveva fatto uscire un suo album dal vivo solo pochi mesi prima, che conteneva unicamente le vecchie canzoni dei Black Sabbath, quindi niente di quello che aveva rilasciato a nome Ozzy Osbourne. Il disco si chiama Speak of the Devil, è un doppio live e fece abbastanza arrabbiare i Black Sabbath proprio per questo fatto. Infatti sono stati battuti sul tempo in un certo senso e Ozzy ha deciso di proporre tutte quelle che erano canzoni loro, insomma canzoni scritte insieme. E adesso andiamo finalmente ad aprire il nostro box set, che ricordiamo esiste anche in versione CD, e vediamo assieme che cosa contiene.
Ok, solleviamo il nostro coperchio. Per prima cosa abbiamo la tracklist, un pochettino di informazioni. Qua ci dice quello che è il contenuto, è il foglio che si trova dietro nel box quando è ancora sigillato. Abbiamo messo all'interno per non perderlo. Adesso partiamo dal libro, decisamente ben fatto, bello, di pregio. È un libro che raccoglie testimonianze, interviste, foto dell'epoca, locandine. La carta anche è una carta pesante, di pregio. Si tratta di un bel prodotto, di una bella testimonianza, sicuramente. Arriviamo in fondo un po' velocemente. Ecco. Qua, tra l'altro, si possono vedere tutte le date. 1981, 1982, sono veramente tantissime. Il tour statunitense e canadese è stato qualcosa di veramente impressionante. Poi dopo passiamo alla replica del libretto che accompagnava il tour di Mob Rules, che è piuttosto interessante anche perché ha la grandezza originale e quindi è una replica in tutto per tutto. Ci sono di nuovo parecchie foto dal vivo, naturalmente, della band sul palco. E poi dopo abbiamo il poster che è grande, dove con grande intendo veramente grande. E quindi adesso proviamo a mostrarvelo. E siamo arrivati finalmente al nostro disco. Eccolo qua, Live Evil, in tutto e per tutto identico all'originale per quanto riguarda l'artwork. I vinili all'interno sono due, un'edizione in 180 grammi, vinile nero, classico. E devo dire che avendo sbirciato prima di fare questo video e avendo avuto modo di ascoltare, si sente anche davvero molto molto bene. Ecco, questo invece è l'intero album, però in una versione remixata da Win Davis. E possiamo riconoscere che naturalmente si è scelto di utilizzare un artwork differente e anche all'interno si è scelto di mettere le foto dei componenti della band che troviamo anche nel libro. La tracklist è la stessa, è identica, però questo mix diverso possiamo dire essere più fedele forse a quella che è l'effettivo discorso live, nel senso che è un pochettino più impastato, forse, a parte per la batteria che emerge molto bene, ma si sente di più che ci troviamo in un'arena, si sente di più il pubblico, è un mix più caldo, mentre quello originale, rimasterizzato, è un mix, se vogliamo, molto 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 perfetto, che dal mio punto di vista non è
Non è male, assolutamente, perché infatti gira davvero molto molto bene, ha una resa molto potente. Ecco. E il nostro unboxing è terminato. Grazie per averci seguito, se vi fa piacere lasciate un commento, ma soprattutto continuate a seguirci sul nostro portale mentalitalia.com. Sulla nostra pagina Facebook e naturalmente qui su YouTube per le prossime puntate della rubrica Unboxing.